Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Allora, quest'oggi recensirò la ROM modificata Alliance ROM. Tuttavia, vorrei iniziare questo video richiamando brevemente quello di sabato scorso, e cioè la video recensione della Disaster ROM versione 7. Questo perché, come mi ha fatto notare lo sviluppatore della ROM, parlando della durata della batteria, ho paragonato la Disaster alla ROM modificata Jelly Bam. Questo confronto non è del tutto corretto perché mentre la Jelly Bam è una ROM a OSP, quindi basata su codici messi a disposizione direttamente da Google, la Disaster si basa su codici Samsung non ufficiali e in più su un kernel ancora in fase beta, che è il SIA kernel versione 6 beta 3. Quindi questo incide non poco sul rendimento della batteria. In ogni caso, la Disaster, io lo ripeto, è un'ottima ROM e quindi se siete indecisi io vi consiglio di provarla. Per quanto riguarda il consumo energetico un tantino elevato, ora ne conoscete la causa. Detto questo, per fare un confronto un po' più alla pari con la Disaster ROM versione 7, oggi recensirò appunto la Alliance ROM basata anch'essa sul firmware non ufficiale LSJ di Samsung. Bene, andiamo quindi subito a vedere alcune informazioni di questa Alliance ROM. Come potete notare, la versione di Android è la 4.1.2 e il kernel è il FileZ, anche se qui non c'è scritto. Quando andrete a flashare questa Alliance ROM, vi verrà installato sul dispositivo il FileZ kernel. L'interfaccia è quella classica di Samsung con Android 4.1.2, quindi la stessa che troviamo nella Disaster ROM versione 7. E anche qui la fluidità è ottima, sia nell'interfaccia che nel menu delle applicazioni. Anche in questo caso, come nel caso della Disaster ROM, il menu dei widget, a volte risulta scattoso. Andiamo ora a vedere le impostazioni. Come magari avrete già notato, le impostazioni sono quelle di Samsung, ma con una grafica diversa, e precisamente la grafica di Jelly Bean. A differenza della voce Alliance ROM, tutte le impostazioni sono quelle classiche di Samsung, ma con la grafica di Jelly Bean puro. Quindi potremo trovare la schermata Home che ci permetterà di selezionare la modalità di base o la modalità facile. Avremo il risparmio energetico e le opzioni per la schermata di blocco di Samsung. Quindi anche qui potremmo scegliere di inserire eventuali collegamenti, potremmo scegliere se visualizzare informazioni sulla borsa o su Facebook, l'orologio, il meteo e l'effetto increspatura. Andiamo però ora a vedere le impostazioni caratteristiche di questa ROM, ovvero l'Alliance Control. Nella voce Alliance Control troviamo tre opzioni. La prima, ovvero ROM Customizer, ci permette di riavviare il telefono in modo classico, di effettuare un riavvio veloce oppure di mettere il dispositivo in modalità recovery o in modalità download. Sono presenti un root browser, che è semplicemente un file explorer che ci permette di agire sulle cartelle di sistema, ovvero quelle nascoste, e due opzioni per flashare dei file dalla memoria interna o esterna del nostro dispositivo. Inoltre potremo andare ad agire sulle applicazioni di sistema e sulle applicazioni scaricate, effettuare un backup e cambiare il codice CSC. L'opzione ROM Settings ci permetterà semplicemente di arrivare in modo rapido alla voce Custom Settings. In questa voce sono presenti le vere e proprie opzioni di personalizzazione di questa ROM modificata. Nel menu con le opzioni per la schermata di blocco potremo scegliere tra 5 diversi tipi di blocco schermo. Quindi potremmo scegliere tra quello classico del Galaxy S3, quello del BlackBerry 10, quello di Jelly Bean, lo sblocco dell'LG Optimus 4X e lo sblocco degli Acer. Ve li mostro un attimo velocemente. Andiamo a vedere quello del BlackBerry 10. In questo menu di blocco ci basterà trascinare il dito verso l'alto appunto per sbloccare il nostro dispositivo. Quello di Jelly Bean è quello che conoscete tutti con le tre opzioni classiche. Quello dell'LG Optimus 4X, che secondo me è il più carino. E infine quello degli Acer,
in cui per sbloccare basterà fare uno swipe verso destra. Sono presenti inoltre delle opzioni per scegliere tra diversi tipi di colore, nel caso scegliate l'effetto acqua del Galaxy S3, l'opzione per abilitare o disabilitare i live wallpaper nella schermata di blocco e un'opzione per il suono. Vediamo ora il menu per la barra delle notifiche, dove sono presenti 5 impostazioni che ci permettono di attivare l'orologio, la sveglia, il Bluetooth, un suono quando abilitiamo o disabilitiamo gli strumenti e un'opzione per la batteria. Vediamo infine le General Mods, che sono 5 opzioni. La prima per abilitare o disabilitare la torcia nella schermata di blocco. La seconda che ci permetterà di passare da una canzone all'altra premendo a lungo i tasti volume. La terza che ci permetterà di visualizzare un pop-up nel caso la batteria sia quasi scarica. La quarta che ci notificherà l'avvenuta ricarica della batteria. E la quinta per abilitare o disabilitare un suono quando verrà connesso il dispositivo in USB. L'ultima voce del menu Alliance Control è Alliance OTA. Da questo menu potremo scaricare dei pacchetti che ci permetteranno di migliorare la nostra esperienza d'uso con questa ROM modificata. Quindi, come vedete, potremo scegliere tra alcuni tipi di kernel o alcuni tipi di modem, che quindi ci permetteranno una migliore ricezione del segnale e quindi un risparmio energetico. Potremo scegliere tra veramente molte animazioni di avvio del terminale, alcuni pacchetti per il Galaxy S2 e alcuni aggiornamenti. Sono disponibili due applicazioni che vi consiglio di scaricare perché sono le ultime versioni di Alliance OTA e ROM Customizer e infine veramente molte opzioni che ci permettono di modificare per esempio la batteria oppure i temi, lo stile degli interruttori, ovvero quelli della barra delle notifiche e le animazioni. Quindi da questo punto di vista questa ROM è veramente molto personalizzabile. Per quanto riguarda la barra delle notifiche, come avete già potuto notare, non è quella classica del Galaxy S3, poiché gli interruttori hanno uno stile completamente diverso. Andiamo ora a vedere le applicazioni di sistema. Le applicazioni sono quelle fornite da Samsung nel suo firmware LSJ, quindi in pratica le stesse della Disaster ROM, tuttavia c'è qualche aggiunta. L'applicazione Advanced S ci permette di modificare gli interruttori, quindi scegliere quali interruttori vogliamo usare, il menu per la luminosità e inoltre l'ordine degli interruttori. Per quanto riguarda le altre applicazioni, la rubrica ha semplicemente un'icona diversa, quindi quella di Google puro, e infine sono fornite tre altre applicazioni, ovvero un browser pop-up, Nova Launcher che è un launcher appunto, quindi un'interfaccia che emula quella di Android puro, e ROM Customizer che ci permette semplicemente di raggiungere velocemente il menu che vi ho appena mostrato nelle impostazioni. Come per le impostazioni, anche alcune applicazioni sono un mix tra quelle di Samsung e quelle di Google puro. Per esempio, vi mostro il telefono. Come vedete, il telefono ha la grafica di Android Jelly Bean, tuttavia le impostazioni in chiamata sono quelle di Samsung. Per esempio, è disponibile la funzione Registra. Inoltre sono presenti anche le gestures di Samsung che ci permettono con uno swipe verso destra di chiamare o uno swipe verso sinistra di mandare un messaggio al numero selezionato. Andiamo ora a vedere la parte multimediale. Per quanto riguarda il lettore video è quello classico di Samsung, tuttavia nel menu anteprime le anteprime appunto dei filmati non si muovono come nella Disaster ROM, dove era possibile vedere alcune scene dei nostri video. Il lettore video è quello di Samsung, quindi pop-up, e non dà nessun tipo di problemi. Per quanto riguarda il lettore musicale, anche qui è quello di Samsung senza personalizzazioni e andiamo a sentire il volume.
Quindi anche in questo caso volume che si sente più che bene e non dà nessun tipo di problema. E la galleria idem è come quella della Disaster ROM, quindi è la galleria di Jelly Bean personalizzata da Samsung, quindi con le anteprime qui in basso. Per quanto riguarda la fotocamera, nulla di nuovo rispetto a quella della Disaster ROM. Quindi anche questa è la fotocamera classica di Samsung, le impostazioni sono le stesse e sono disponibili diversi tipi di effetti o diversi tipi di scatti. Effettuiamo subito uno scatto. Come avete notato, gli scatti sono davvero veloci e per quanto riguarda il caricamento delle anteprime, secondo me è anche un pelo più rapido di quello della Disaster ROM. Dettagli, come vedete, decisamente ottimi, quindi qualità delle foto veramente alta e quindi da questo punto di vista promossa a pieni voti. Un'altra funzione caratteristica di queste ROM modificate basate sul firmware Samsung è il multi-window. Come abbiamo visto nella scorsa video recensione, sulla Disaster ROM il multi-window se la cava decisamente bene, quindi facciamo una prova anche sulla Alliance ROM. Come potete notare, anche qui non dà nessun tipo di problemi, è veloce, possiamo ridimensionare lo spazio occupato dalle singole applicazioni. E quindi anche da questo punto di vista, questa ROM risulta davvero competitiva. Arriviamo ora alle considerazioni sulla durata della batteria. Con questa ROM modificata sono arrivato ad usare il dispositivo fino a 10-11 ore con un uso abbastanza intenso, quindi il consumo energetico risulta migliore rispetto a quello con la Disaster ROM versione 7. Tuttavia, capita spesso che sotto stress il dispositivo si metta a scattare. E quindi dovrete chiudere tutte le applicazioni, liberare la RAM e potrete ricominciare ad utilizzarlo. Inoltre può capitare che si incanti sul menu di blocco e quindi anche lì vi costringe ad aspettare una decina di secondi prima di poter sbloccare il dispositivo. Quindi, confrontando queste due ROM, basate entrambe sul firmware LSJ di Samsung non ufficiale, ci troviamo di fronte a due ROM entrambe valide, ma entrambe con dei pro e dei contro. Resta poi a voi decidere, ovviamente, quale preferite delle due. Detto questo, io ho terminato la video recensione, spero di aver toccato i punti fondamentali sia per quanto riguarda appunto la recensione dell'Alliance, sia per quanto riguarda il confronto con la Disaster ROM. Spero che il video vi sia piaciuto e nel caso fatemelo sapere mettendo un bel mi piace, condividendolo e facendo conoscere il canale. Se volete proporre una ROM o un'applicazione, chiedermi qualcosa o semplicemente volete farmi sapere cosa ne pensate dei video, scrivete pure nei commenti qui sotto oppure contattatemi su Facebook o Twitter. I link utili per scaricare questa Alliance ROM ve li lascio in descrizione e quindi vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!